Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita anche il primo tempo, forse è stata condizionata un po' dagli episodi. Secondo me il rigore nostro andava sanzionato, diciamo, con ammonizione, Infatti si è magari, arrabbiato molto, ho visto. perché era un fallo da ultimo uomo, però va bene così, il primo tempo è stato condizionato un po' dagli episodi, anche se avevamo fatto una buona partita, mentre il secondo abbiamo aumentato il ritmo, abbiamo aumentato i giri, infatti abbiamo creato tanto, subito abbiamo fatto il gol del pareggio ed è arrivata questa vittoria meritata perché è stata, penso, strameritata per la mole di gioco che abbiamo creato. E ad una prova più che sufficiente, poi c'è stata la ciliegina sulla torta, il gol che ha chiuso con qualche secondo di anticipo la partita. E che gol, un gran gol. Sì, è stato un bel gol, solo lì potevo far gol perché secondo me la palla sul secondo palo non sarebbe passata. Sono molto contento perché in fase realizzativa non è che in questi anni ho fatto tanto, però oggi alla prima partita di campionato subito, diciamo, ho fatto gol. Tu che sei stato un attore protagonista in campo, mi spieghi cosa è cambiato proprio lì nel cuore, al centrocampo, tra il primo tempo dove spesso concedevate le vostre spalle al Pordenone e nel secondo tempo dove invece il Pordenone non ha mai fatto nulla? Sì, vabbè, loro hanno abbassato un po' i ritmi perché volevano, diciamo, su 2-1 per loro, cercavano di addormentare un po' la partita, mentre noi abbiamo alzato i ritmi, ci siamo messi a posto tra il primo e il secondo tempo negli spogliatoi, abbiamo sofferto molto di meno l'imbucata tra le linee, infatti ne abbiamo prese pochissime il secondo tempo, Nessuna. infatti quasi nessuno e siamo riusciti a uscire, diciamo, bene anche in palleggio, molto bene direi. Abbiamo creato tanto, siamo stati anche belli da vedere in tante fasi del secondo tempo. Sì, quindi siamo contenti della prestazione e soprattutto per la vittoria perché ce la Ora meritiamo. lo possiamo dire che cosa vi ha detto negli spogliatoi all'intervallo Zauri, perché abbiamo assistito nella ripresa ad una vera e propria metamorfosi. Sì, no, ci siamo messi a posto, abbiamo chiarito due o tre cose che magari stavamo sbagliando e che non andavano, però penso che la partita in fase di possesso sia stata la stessa anche il primo tempo, solo che in fase di non possesso siamo migliorati molto il secondo tempo, ci siamo messi a posto e quindi è venuta fuori, diciamo, la squadra che siamo realmente. Senti, Di Grazia è un ballerino, ci hanno detto, noi vuoi provare tu al posto di Di Grazia a fare qualcosa? No, io non sono un ballerino, anche se lo fossi, dopo la partita oggi non me la sentirei proprio, sono Vabbè. stanchissimo. Volgiamo lo sguardo, anche se manca ancora qualche giorno, perché ci sarà la sosta, ma tra 2 settimane Pescara andrà a giocare al San Vito Marulla in casa del tuo ex Cosenza. Ci stai già pensando? No, ora c'è la sosta, però sarà una bella emozione per me tornare lì perché ho vissuto 2 anni fantastici che, diciamo, non è tanto la durata di quanto sono stato lì, ma è quello che, diciamo, la promozione, la salvezza, quindi perciò sarà una grande emozione, però cercherò di gestirla e penso di riuscire a gestirla al meglio per tirare fuori, diciamo, una grande prestazione. Grazie Palmiero. Grazie, centrocampista Grazie. del Pescara Luca Grazie Palmiero, linea che può tornare definitivamente allo studio.